Stasera siamo alla Muay Thai Novara, siamo con Cristian Fabiano, siamo venuti a trovarti in palestra. Appena finito l'allenamento di Muay Thai, ovviamente parliamo non solo della tua palestra, ma dei grandi match che si sono svolti ultimamente. La Eliana Valentino è stata a Taranto, ha combattuto contro Silvia Lanotte. Com'è andato il match? Intanto ciao a tutti, ciao Mauro, grazie dell'opportunità che mi stai dando. Allora, posso sicuramente parlare solo che bene della mia allieva Eliana Valentino. Ho conseguito quello che è una grandissima vittoria contro una grande campionessa, Silvia Lanotte, nella finale del torneo Elite Professionisti meno 52 kg. Ha visto combattere Eliana contro questo osso duro che conosciamo ormai da tempo. Silvia Lanotte non ha lasciato spazio. A questo match non ha sottovalutato Eliana, hanno dato completamente tutto le due atlete. Il match si è svolto direi molto equilibrato fino alla terza ripresa, con uno scambio di colpi direi più che mai colpo su colpo molto equilibrato da parte di entrambi, fino alla terza ripresa dove ha visto Eliana forse mettere qualche colpo in più e di conseguenza vincere senza neanche l'extra round di qualche punto di distacco, però insomma onori al merito a questa grande campionessa che è Silvia Lanotte, in questo caso onori alla mia allieva che ha dimostrato di essere la numero uno in Italia in questo momento attuale. Senti, sicuramente è stato un anno molto positivo questo perché ci sono stati dei match molto importanti. Molto, molto positivo. Ho visto il team Fabiano, il mio team, crescere in modo esponenziale da settembre. Abbiamo lavorato bene tutti insieme, con molto sacrificio, in armonia. Un grande team, prima ancora di atleti, sono veramente uomini e veramente faccio un complimento a tutti i miei ragazzi. Hanno visto crescere su diversi match da debuttanti. Alcuni ragazzi e conseguire due titoli italiani nel K1 perché la Muay Thai ci ha visto un attimino essere messi un po' nell'angolo per alcuni motivi che adesso non sto a spiegare. I due campioni, se così vogliamo chiamarli, sono appunto Eliana Valentino nel torneo Elite Pro e Fabio Fortunato che ha conseguito anche lui il titolo italiano K1 a Roma, combattendo contro tutti, già campione di Muay Thai. Bene, sicuramente questo anno è stato un anno ricco di soddisfazioni per il tuo team e Molto. ovviamente questo non può che essere l'inizio di un prossimo anno che sarà ancora più straordinario. Tra l'altro, appena abbiamo fatto le foto a Eliana e Valentino per il catalogo nuovo della Wanda, lei sarà nostra testimone e siamo onorati di questo. Anche Allora, noi. grazie ancora dalla Muay Thai Novara e ci vedremo presto, magari per qualche video di allenamento di Muay Thai, perché no? Sicuramente vi aspetto e ti aspetto Mauro, e come sempre ti ringrazio e un saluto a tutti. Grazie, ciao.